Buongiorno a tutti da casafacilefelice.org. Oggi prepariamo la zuppa inglese. Per questa ricetta occorrono una crema pasticcera fatta con mezzo litro di latte, 60 g di farina, 3 tuorli d'uovo, 120 g di zucchero e una bacca di vaniglia, 250 g di biscotti secchi, 6 caffè ristretti, tiepidi, e mezzo bicchiere di vermut bianco. Proseguiremo in questo modo. Per prima cosa prepariamo la crema pasticcera. Facciamo bollire il latte con metà zucchero. Intanto frulliamo i tuorli d'uovo con il restante zucchero e setacciamo dentro anche la farina. Apriamo la nostra bacca e raschiamo i semi e mettiamo anche la bacca e i semi dentro il latte a cuocere. Mescolate continuamente e fate cuocere per 3-4 minuti finché non si sarà addensata. Adesso che la crema pasticcera è pronta, lasciamola intiepidire. Spolveriamo con zucchero la superficie, così che non faccia la crosticina. Piacere potete mettere un po' di crema pasticcera in una scodellina con qualche pezzettino di cioccolato bianco o fondente a piacere, quando la crema naturalmente è ancora calda, in modo da fare un po' di cioccolato, un po' di crema al cioccolato. Così potremo farcire la nostra zuppa inglese anche con crema al cioccolato. In una scodella mettiamo il caffè e mezzo bicchiere di vermut. Naturalmente potete scegliere il liquore che più preferite, ma in generale veniva fatta con il vermut. Bagniamo 3 biscotti alla volta, di modo da poterli prendere agevolmente e non si spappolino. Devono essere impregnati di liquido, ma non spappolarsi. Li mettiamo sotto sopra, in questo modo.
La prima fila la faremo doppia, solo la prima fila di biscotti. Alternando il senso. Adesso possiamo stendere la nostra crema. Procediamo con la seconda fila e mettiamo biscotti finché non saranno completamente finiti. Ed ogni fila la farciremo con la crema, bianco al cioccolato a nostro piacere. Altre ricette e preparazioni sono disponibili sul nostro sito casafacilefelice.org. Arrivederci alla prossima ricetta!